È una grande sfida, come è stata una grande sfida per Genova, no? Nuovo ponte sul Polcevere, il ponte San Giorgio, insomma ce n'è voluta per mettere in piedi questa edizione, no? Sì, signora Ministra, autorità, signore e signori, oggi tutto il mondo ci guarda. 60° Salone Internazionale di Genova assume un significato speciale per le nostre aziende, per la nostra filiera, per Genova, perché oggi Genova diventa la capitale europea della nautica, ma io direi anche del mondo, ma soprattutto nel saper fare italiano. Oggi dimostriamo all'Europa, al mondo, il saper fare italiano. Due mesi fa è stato inaugurato, come diceva il sindaco, il ponte San Giorgio, oggi il primo salone internazionale. Era Covid. Anch'io ringrazio i soci espositori e non soci, che hanno sempre investito su Genova, hanno sempre creduto nel salone, nei momenti belli, nei momenti difficili. E lo dovevamo. In aprile abbiamo fatto un consiglio generale e da lì la prima idea fantastica è stata quella quando il nostro direttore generale dei saloni nautici ha proposto di spostare la data dell'evento dal 17 al 1 ottobre. Questo ci ha permesso di iniziare una task force, la nostra task force, supportata egregiamente dal professor Lorenzo Popolo, presentare un protocollo di 180 pagine al comitato tecnico scientifico. Non potevamo non provarci. Tutto questo però lo dobbiamo anche a un gran lavoro di team, di squadra. Io devo ringraziare il presidente Ferro dell'ICI, il governatore Toti, il mio amico Marco Ducci, devo ringraziare Sua Eccellenza il prefetto, il questore, comandante dei vigili del fuoco, l'ASL, Protezione Civile, tutti. Ho sentito veramente nell'ultimo mese un abbraccio. Genova voleva il salone, tutti volevamo il salone per dimostrare quanto siamo bravi. Ecco, questo mi inorgoglisce veramente oggi di vedere questo risultato. Sono emozionato e orgoglioso veramente di questo. Io sono qui oggi come presidente a prendermi la medaglia, però le medaglie vanno date a chi ha lavorato in questi tre mesi veramente, 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 devo dire, spendendo energie, ma soprattutto mettendoci passione, perché senza passione non si ottengono questi risultati. I saloni nautici che organizza il salone è partecipato da Confindustria Nautica, quindi noi, quando abbiamo saputo che Cannes e Monte Carlo rinunciavano, i saloni nautici non è una semplice organizzatrice, un semplice organizzatore di evento, ma è Confindustria Nautica, i soci che oggi hanno dimostrato, affacciandoci, ci fanno vedere questo splendido salone. Grazie, poi veniamo.